Mi manca la casa vecchia. Possiamo tornare un giorno? No, non ci stai mai. Non mi fa arrabbiare se non metto il catenaccio. Quanto è bella mamma, eh? Se a mani vuote. Stai facendo? Andiamo qualche giorno al mare. No, se si separano, tu con chi vuoi andare? Con mamma o con papà? Papà. Io voglio venire con te. Ciao Giampaolo. Interpretare un padre è sempre una gran responsabilità, però in questo caso in Maledetta Primavera tu interpreti il papà di Elisa Amoruso, della regista. Ecco, come hai affrontato questa doppia responsabilità? Innanzitutto, prima in punta di piedi ho cercato di capire che papà era e poi ho capito che personaggio poteva essere, perché poi Elisa è stata molto brava nel delineare quelli che erano i tratti tipici del suo papà, o almeno del suo papà in questa storia, ma poi è stata brava nel lasciarci andare e nel mollare quella che è la realtà, perché altrimenti ci saremmo limitati tutti a fare un'imitazione di quella che è la sua famiglia. Invece lei è stata molto brava nel non cadere in questo errore, perché può succedere quando racconti una storia molto personale, e invece ognuno di noi ha creato poi un personaggio che nasce come al solito dall'incontro tra ciò che è scritto e la tua personalità. Grazie a te. Ma perché ti fai mettere dei limiti o te li metti tu da su? Trai ispirazione da quello che vedi. Non mi parli mai delle tue cose, perché tu con me ci parli.